infatti, ho detto stamattina, ho visto un po' scattinato, sì. Un po' Siamo qui davanti al negozio delle edilizie della Coop per una piccola manifestazione riguardo il tema del contratto collettivo nazionale. Il contratto collettivo nazionale dei dipendenti della distribuzione cooperativa, che in Italia conta circa 60.000 addetti, che è fermo in quanto non è stato rinnovato da oramai 4 anni. Quindi siamo qui per ribadire che vogliamo rinnovare il contratto collettivo nazionale non alle condizioni che pone la distribuzione cooperativa, ma ha una mediazione che ad oggi rimane lontana, in quanto la posizione delle cooperative, posizione molto rigida su alcuni temi contrattuali, per noi è inaccettabile. Hanno avanzato richieste che sono per noi inaccettabili: non pagamento dei primi giorni di malattia, abolizione di alcuni livelli di inquadramento, divisore orario che aumenta, che significa riduzione del costo della tariffa oraria dei lavoratori, piccole cooperative penalizzate, deroghe al contratto automatico, basta che un'azienda dichiara di essere in crisi può non applicare più il contratto, insomma una serie di riducono i diritti e 4 anni di salari fermi, mentre in tutto il settore emergono i primi elementi di crisi, perché al di là della discussione i consumi non riprendono, per cui parecchie strutture, non solo la cooperazione, di tutti i settori della distribuzione, cominciano ad andare in crisi e noi siamo senza le regole che il contratto stabilisce per affrontarle. Per cui questo è un settore che rischia di diventare il Far West. L'Umbria è la seconda regione d'Italia per metri quadri di supermercati per abitante. Mentre il PIL cala, i consumi calano, continuiamo a costruire grandi supermercati. Più se ne costruiscono, più quelli attuali vanno in difficoltà. Ci vorrebbe quindi una regolamentazione a livello... Sì, una regolamentazione che la Regione dovrebbe fare. La legge sul commercio fatta alcuni mesi fa non affronta questo problema, che invece va affrontato. Perché, ripeto, non ha senso continuare a costruire supermercati quando quelli attuali sono già in sofferenza perché i consumi non ci sono.